Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi prepariamo una delle torte che amo di più. Amante del pistacchio quale sono, potete ben immaginare. Abbiamo una torta a base di cioccolato con dentro una crema golosissima al pistacchio. E qua il pistacchio si sente veramente, non è una di quelle torte acchiappa like, acchiappa visualizzazioni solo perché dai c'è dentro un po' di pistacchio, però in realtà si sente veramente tanto ed è una gran bontà. Questa torta in realtà la preparo da un bel po' di tempo, l'avevo fatta anche per la famiglia Rodriguez che erano venuti qua in vacanza sotto Natale all'Hotel dell'Ale, Ravelli Hotel, e non le dico per tirarmela, però insomma onorato mi aveva taggato su Instagram Belen, la Ceciu, avevano scritto che gli era piaciuta un sacco e niente, insomma adesso questa ricetta è vostra anche, quindi fatela perché non è che, cioè è uno spettacolo. Partiamo dalla base, una classica torta al cioccolato, nulla di complicato, eh? Si prende il burro e lo si fa un pochino ammorbidire magari in microonde, deve essere tipo a pomata, quasi spalmabile, ok? Lo mettiamo nella ciotola della planetaria, ma va benissimo in una ciotola normalissima, e voi se non avete la planetaria usate lo sbattitore elettrico. Aggiungete lo zucchero, metà dose però della quantità che sarebbe prevista per la ricetta, pizzico di sale, un pochino di vaniglia, i semi di mezza bacca, proprio per dargli quel profumo inebriante buonissimo, e cominciate a sbattere molto bene il composto, insomma deve risultare chiaro e spumoso. Quando appunto risulterà ben montato, cominciate ad aggiungere i tuorli d'uovo un po' alla volta, insomma cercate di aggiungerne uno alla volta mentre insomma la planetaria o lo sbattitore è in azione. Quando avete amalgamato il tutto fate montare ancora per 3-4 minuti e poi ci siete. Abbiamo poi le polveri, ovviamente per questa preparazione consistono in farina, cacao e lievito per dolci. Mescoliamo tutte queste polveri in una ciotola, poi le setacciamo mentre le incorporiamo alla torta. Mescoliamo dal basso verso l'alto, mi raccomando, per non smontare il composto, ma alterniamo le polveri con un goccino di latte, perché è importante non avere poi una massa troppo densa per poi cercare di ammorbidirla, deve essere comunque abbastanza morbida. Infatti, quando noterete che il latte è finito e le polveri però ne avete ancora a parte e se le aggiungete poi magari l'impasto risulta troppo asciutto, dovete fare una cosa, ossia montare gli albumi che avete tenuto da parte. Li montate assieme alla seconda metà di zucchero e il composto non deve risultare troppo denso, deve risultare abbastanza morbido, quasi tipo consistenza schiuma da barba, per farvi capire. Quando avete ottenuto un bel composto, insomma cremoso comunque, lo alternate all'ultima parte di polvere rimanente, no? Quindi un pochino d'albume, un pochino di farina mescolata col cacao e lievito, sempre setacciando, altrimenti si formano i grumetti. Sapete che io non sono molto per il setacciare, però per questa preparazione non fate i furbi, setacciatele ste polveri, perché sennò non vi viene un bel risultato. Quindi ottenuto un bel composto morbido e amalgamato, lo mettiamo in una teglia, possibilmente attorno ai 22 cm di diametro, ma va benissimo anche quella da 24 o da 20, imburrata e oleata con carta forno, e mettiamo la torta a cuocere 160 gradi, modalità statica, parte centrale del forno, per circa 45-50 minuti. Prova stecchino per avere la garanzia. Una volta pronta, fate questo lavoro, ossia la togliete dal forno, la versate a testa in giù con la teglia direttamente su un piatto, in modo tale che la gobbetta in superficie la appiattite leggermente, risulta un pochino più regolare, perché poi insomma anche esteticamente poi la torta è più bella. La lasciate così per circa 10 minuti, poi togliete l'anello e lo stampo, girate la torta e la lasciate così raffreddare, magari coprendola con un canovaccio. Ci dedichiamo adesso alla crema. Per fare una buona crema al pistacchio dovete lavorare in questo modo. Abbiamo un pochino di crema spalmabile al pistacchio, ve lo anticipo, però per avere una texture migliore e soprattutto un sapore ancora più intenso di pistacchio, perché abbiamo detto che in questa torta il pistacchio si sente, dovete partire anche con dei pistacchi naturali in acqua bollente per circa 2 minuti, li scolate, li trasferite su un canovaccio, sfregate bene e si toglierà parte della pellicina. Ovviamente poi dovrete prendere un pistacchio uno a uno e togliere appunto la pellicina che magari vi è rimasta attaccata. Lo
so che questa operazione è un po' peso, però ne vale la pena. Se proprio vedete che non avete voglia sbatti di fare questa cosa, potete anche usare i pistacchi così presi dalla confezione e frullarli direttamente nel mixer, perché appunto i pistacchi, una volta pelati, li frullate in un mixer. Dovete frullare per un po' di tempo, otterrete una specie di impasto a base di pistacchio che diluirete mentre il frullatore è in azione con un goccino di acqua, in modo da creare un'emulsione e proprio una sorta di crema al pistacchio fatta in casa. Potreste anche usare solo questa, però ragazzi, io vi consiglio proprio di combinarla anche alla crema spalmabile già pronta. Magari prendete una buona crema spalmabile al pistacchio e vedrete che questa crema che preparate e che vi servirà insomma per farcire la torta sarà la fine del mondo. Adesso noi ci dedichiamo ovviamente alla crema, proprio alla base della crema che ci servirà, no? Pensate che senza uova, zucchero in un pentolino, maizena o amido di mais, a fiamma spenta rigorosamente aggiungete il latte, mescolate bene, quando la maizena è sciolta trasferite la pentola sul fuoco e fate addensare. Noterete che insomma bella compatta, la mettete in una pirofila oppure in una ciotola e coprite a contatto con la pellicola in modo tale che non si formi una pellicina in superficie. La lasciate prima intiepidire a temperatura ambiente e poi la mettete a riposare in frigo fino a quando proprio risulta fredda. Passato il tempo necessario, prendete la crema, la mettete in una ciotola, cominciate a montarla quasi con uno sbattitore elettrico proprio per renderla ancora bella cremosa. Poi aggiungete il mix di crema spalmabile, quella comprata, e crema invece fatta in casa. Quando la crema risulta perfettamente omogenea è pronta. Potete tenerla da parte, nel frattempo montate la panna fresca, perché qua ci servirà una crema proprio un pochino spumosa, quindi un po' di panna fresca ci sta, fredda da frigorifero, la montate, quando è soda la amalgamate alla crema che avete preparato al pistacchio. L'acquolina. Prendetela in frigo, ora la bagna, semplice. 200 ml di acqua, zucchero, 3 cucchiai, sul fuoco. Quando lo zucchero si è sciolto, spegniamo il fuoco e anche la bagna è pronta. La torta, adesso è ora di farcirla. La mettiamo bene sul piatto, la tagliamo in 3 parti. Mettiamo la base sul piatto, la bagniamo un po', poi ci mettiamo sopra un bello strato di crema. Ve l'ho detto, no? Che deve essere un po' abbondante. Secondo strato. Prima ho bagnato la parte che andrà a contatto col primo strato di crema, poi una volta appoggiato lo bagno ancora e ci metto la crema sopra. Siccome questa crema è un pochino più morbida del solito, però tenetela così perché vedrete che poi quando taglierete la fetta insomma sarà uno spettacolo poi da mangiare, perché si avvolgerà tutta il palato assieme all'impasto della torta, buonissima. Io ho preso il cerchio apribile della tortiera e ovviamente l'ho messo attorno alla torta chiudendolo, perché così la crema poi, quando la torta andrà a riposare in frigo, si rassoderà e non fuoriuscirà dall'interno. Rifinisco bene il secondo strato, copro con la cupola anch'essa prima bagnata, mi raccomando bagnate le fette di torta che è importante, disponiamola sopra e adesso ancora un pochino in frigo per farla stabilizzare. Basterà un'oretta circa. Quindi togliamo la cerniera dalla torta, ci mettiamo attorno tutta la crema al pistacchio, quella che avete avanzato, la trasferite su una gratella perché dovrete poi anche glassarla, quindi a parte preparate la ganache che ci servirà per la superficie con panna fresca, miele d'acacia, mi raccomando il miele più delicato che così non si sente troppo, e ci servirà per dare lucentezza alla nostra ganache. Scaldate il tutto, quando sfiora il bollore ci aggiungete il cioccolato fondente tagliato a pezzi, spegnete mi raccomando la fiamma prima, mescolate un po'. Quando il cioccolato è fuso e la ganache risulta ok un pochino calda, ma deve essere più tiepida che calda, la versate sulla torta per coprirla tutta. Ovviamente partite magari prima dai bordi e poi andate invece sulla superficie. Attorno ci mettete una granella di pistacchi che avrete ottenuto semplicemente prendendo dei pistacchi naturali senza fare nessun processo di lavorazione, quindi pistacchio dalla confezione triturato un po' col coltello e messo attorno alla torta, e la fate riposare quelle 2-3 ore. Io vi devo dire la verità, non l'ho fatta riposare e infatti si vede che la crema è forse un pochino troppo morbida, ma se la fate riposare vedrete che sarà perfetta e farete una gran figura e soprattutto vi appagherete, che in questo periodo è necessario.
Credo di avervi supplicato abbastanza, insomma, per farla. Se la provate a fare, comunque taggatemi magari su Instagram o su Facebook, che mi fa estremo piacere. Su Instagram poi trovate anche altre ricette, se vi va di darci un'occhiata. Magari che qua su YouTube non pubblico perché sono quelle super veloci, no? Insomma, le trovate lì. Se avete domande, ci sono qua i commenti, chiedetemi quello che volete. Se il video vi è piaciuto, mettete like, mi aiutate tantissimo. E a proposito di aiutarmi, se vi va, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante che c'è qua sotto. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti, e qua sotto invece c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta, e addirittura c'è il convertitore per le dosi in base a quanti siete, ma vi consiglio comunque di farne tanta. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, grazie tantissimo per essere stati qua.